che mi ha fatto fare resta per sto terreo. Chi sarà sta qua? Sarà minga una spia che mi mette dietro quello là, Non c'è nata pure stamattina quella disgraziata affascinata al pittore dentro la chiesa? Che dopo tutto lui ci stava a pittare i santi e le madonne. Al barone gli sono girati. È ben logico, sei nobile, c'è una posizione che come tutti ti vedono in piena strizza così. E tu a sta donna che non è nessuno, perché poi è di Floria Tosca del qua, Floria Tosca dell'là, che voce, che portamento. A me, pure come cantante, piace proprio. La moglie di quello, mo mi diverto. Ecco, prego, sei comodi. Mi scusi tanto, signora, ma è mio marito, che mi dice sempre: vieni a prendermi che stasera finisco presto. Ma il nome suo di lei? Ah, è mio? Emilia. Io, Iride. Hai capito? Comoda! Finis? Che peccato. Però che voce. Era la Tosca, vero, che la cantava? Figuramosi. Aspetti che forse il mio Armando ha finito. Esco. No, io voglio. Fai in tempo a dirmi tutto. La dis? Mi sono messa la camicia della Desdemona. E chi è? La parente? In arte, c'è presente? Io conservo tutti i miei costumi di scena. Ma lui ci ha preso un furore, ma un furore! Mi ha picchiata! Guarda, guarda che moreno, poverino! Che mi pare dei altri! Ma io come ho conosciuto Nando? Non mi ricordo. Lo sono trovato in casa. Ma dici che sarebbe perso? Dico che sarebbe frocio. Frocio come il Ghidoni. E chi è sto Ghidoni? Il comprimario Ferruccio Ghidoni, il mio collega artista. Ah, mi rubava la biancheria di sotto e via che andava, Gambiettino. E me la slargava tutta. Se ce lo dico a mio marito. Ma secondo lui io certe cose non le dovrei sapere, Chi è un lato, Vittoria? Cavaradossi Mario. Di Giuseppe, altezza 1,70 m, e contro il governo e va a letto con la Tosca. Ma sa che io e lei stiamo proprio bene insieme? Sa cosa faccio? Sto qui con lei? No, 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 no. Non ho mai fatto del male ad anima viva, ma perché io ci ho mai fatto del male a qualcuno? Cara la mia signora Tosca, che con tutto che lei ne avrà passate di tutti i colori, io ho sempre avuto un cuore grande così. Emilia, mentre che mangia, un vestito da uomo, un sacco, una maschera, una divisa del Papa. Quanto? Quanto che? Il prezzo. Mo cominciamo a capisse quanto c'è in saccoccia? Emilia, o fuggo stasera o non fuggo più. Ma è difficile, ma che li lascio? Cioè io li ho visti, proprio belli, 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 non so. Ma sempre visto. In Tuccilu, sono tutti noi, guardi, io non ho rimpianti. E se tante volte la beccano? Conciata così mica è difficile. Emilia, giuri sui miei figli? No, sui figli no! Sulla compagnia di teatro. Stia tranquilla, cara amica, che al momento giusto ho le mie arti nascoste. Se non ci avessimo quelle, bisognerebbe cambiare mestiere. Certo che deve fare una certa impressione. Vede un prete che s'alza la gonnella. Ma guardi, gli uomini più la cosa è strana più ci prendo gusto. Ne ho conosciuti di quelli.
Non vedo l'ora di vedere il barone. Cordiale saluto a tutti voi. Una compagnia di teatro bilingue, un repertorio artistico esclusivamente italiano ed un pubblico a maggioranza americano. Una missione, quella di incrementare gli scambi culturali tra Italia e Stati Uniti. E allora andiamo a New York, dove è di scena La Tosca e le altre due. Francesca Leoni. Prove generali della Tosca a New York, ma non la Tosca di Puccini. Qui nel piccolo teatro The Cell, off-Broadway, è di scena La Tosca e le altre due, un'opera del 1978 dell'attrice e regista italiana Franca Valeri. Non si può non essere innamorati di Franca Valeri perché è un genio, per cui è uno dei nostri geni artistici, ha quasi 90 anni. Le carte e anche la levatrice se la ha di bisogno. Laura Caparrotti è il direttore artistico di Kairos Italy Theater, una compagnia di teatro bilingue che da più di 10 anni propone al pubblico americano e non solo autori italiani con l'idea di creare uno scambio culturale tra Italia e Stati Uniti e accrescere qui in America la conoscenza dell'Italia. Riuscire a portare, ma per stare, non solo portare, perché è bello fare spettacoli, è bello, faccio questo Kit Caffè che sono letture, fra l'altro l'abbiamo iniziato proprio qui, che sono letture di autori italiani, di scrittori, le facciamo sempre bilingue, dando il materiale in italiano a chi viene in modo che possano seguire, migliorare, conoscere anche. Il mio scopo è quello di poter arrivare ad avere autori teatrali tipo Franca Valeri o Flaiano, che avevamo fatto anni fa, pubblicati qui in inglese. Il pubblico, anche se di nicchia, c'è, anche perché a New York tutto quello che è italiano è particolarmente apprezzato. Chi è che non ama l'Italia o l'italiano? È una lingua romantica. Sarà uno spettacolo fantastico e il fatto che ci sono i sopratitoli in inglese aiuterà il pubblico. Ascoltare la lingua italiana è così piacevole, suadente. È da molto che collaboro con Laura, da parecchi anni, e Laura ha questa idea fantastica del double theater, cioè noi non facciamo solo cose in italiano come in questo caso, facciamo anche in inglese. La storia della Tosca e le altre due ripercorre gli stessi avvenimenti della Tosca originale di Puccini, ma vissuti dall'esterno da due personaggi femminili, Emilia, interpretata da Laura Caparrotti, e Iride, da Marta Mondelli. Il mio ruolo è il ruolo di Iride, che è un'attrice, probabilmente anche prostituta, milanese, moglie di un picchiatore, che in realtà ha un ruolo veramente della Tosca, nell'opera. Sciarrone Armando, che è un ruolo minore della Tosca, nell'opera della Tosca, e che qui invece naturalmente è una figura incombente da sopra, picchia Cavaradossi. E Iride, il mio personaggio, sta cercando di fuggire, insomma, da questo matrimonio terrificante e di tornare alla sua compagnia di teatro. È un po' l'alter ego della Tosca. La nostra missione è quella di sviluppare il lavoro degli artisti, sperimentare con nuovi progetti, proporre al pubblico cose diverse che fanno pensare e creano emozioni nuove. Crediamo nel lavoro di Laura e Marta. È unico. Qui a New York non lo fa nessuno. Io vedo a New York, credo in generale nel resto d'America, ma soprattutto a New York, c'è un amore per la lingua italiana. Appena sanno che noi recitiamo in italiano, anche se non capiscono, si appassionano. Credo, non so, sia il suono musicale, non so, la cultura che richiama. E quindi c'è un grande amore per il teatro italiano che io vedo dalla compagnia, dall'affetto che hanno nei nostri confronti, nei confronti di Kairos. Quindi per me sono solo cose positive.